Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Madonna, che capelli che ho, ragazzi. Hanno guardato i miei capelli. Tanto che prendo il moment, che in questi giorni sto malissimo. So che molti voi diranno: che palle, inizia il discorso con il moment. Sì, inizio il discorso con il moment. Facciamo prima. Allora, mentre prendo il moment, ho pensato: vi faccio vedere un unboxing. Cioè, vi faccio un unboxing di un pacco che mi è arrivato. Cioè, guardate il pacco quanto è grande. Io so, ovviamente l'ho aperto. Guardate che pacco. Secondo voi è normale? Guarda quanto è grande. Adesso vi farò vedere cosa ci ho trovato dentro. Ovviamente ho dovuto già aprirlo e provare tutto per ovvi motivi. Il pacco gigante lo tengo perché mi serve come immondizia. Ho deciso che lo utilizzerò come cestino per la roba, perché è grosso. Perché il mio cestino è piccolo e il mio cestino lo voglio utilizzare per un contenitore, perché non è un cestino. Cioè, sì, è un cestino, però sarebbe più bello come contenitore. Poi, bando alle ciance. Comunque, tanto prendo il momento. Allora, ho ordinato questa cosa su Amazon. Tanto parlo, non è che prendo solo il momento. Ho ordinato questa cosa su Amazon circa pochi giorni fa. Doveva arrivarmi a fine mese, secondo Amazon. Fine mese, inizio aprile. Mi è arrivato oggi che è 26 marzo. Devo arrivarvi il 30. Grazie Amazon, ti voglio bene. Non ho pagato le spese di spedizione, cosa che amo. Devo dire che allora questo non è un bene primario, perché molti direbbero il bene primario sono il cibo e tutto il resto, però grazie a Dio me l'hanno spedito in tempo, perché è una cosa che comunque per molte donne potrebbe tornare utile. E visto che ho dei problemi più che altro ai piedi. Ma strano, cioè, nel senso, mi piace curare i piedi perché ho dei problemi. Perché, come posso spiegarlo? Però sembra brutta. Ho tipo tutta doppia, non doppia pelle, per quello molti fanno la pedicure. E questa cosa dà fastidio perché si nota già quando uno cammina. Devo fare già una pedicure programmata. Stavo dicendo, programmata, non taglierò questo video perché non c'ho voglia. Stavo dicendo programmata. E quindi. Poi c'è stato tutto il putiferio della storia della quarantena, purtroppo non si può uscire di casa, hanno chiuso poi tutti i negozi e quindi ho fatto quest'ordine. Che tra l'altro mi fa male un piede, devo mettere quella crema. Quindi ho ordinato questa cosa perché fa tutte le cose che io in teoria volevo. Ed è questo qua. Ta-ta-ta-tan. Vi spiego che cos'è. Adesso vabbè, lasciamo perdere. Il nome strano, che non è una marca conosciutissima, l'ho pagato veramente poco per quello che fa, però c'è un'ottima recensione su Amazon, vi lascio anche il link sotto se riesco, dove l'ho preso. Serve per rimuovere i calli, praticamente dei piedi. Io non ho che abbia tanti calli nei piedi, non ho 90 anni, però nel senso che mi capita di avere una pelle molto spessa sotto i piedi. So che non è una cosa molto sexy, però è la realtà dei fatti, non è che nasciamo tutti fighi e belli. Quindi l'ho comprato perché ho fatto la pedicure, perché incidendo i miei piedi l'ho comprata per quello, e fa anche da epilatore. Ciò vuol dire che ha questa testina qua, vedete, che ha delle pinzette, quindi mi posso anche depilare. E poi ha questo qua appunto, che serve per rimuovere la pelle in eccesso, diciamo, dei piedi. Questo qua che non ho ancora capito cosa sia, lo scopriremo poi. Penso che sia per tipo togliere peli lunghi 3 metri, non lo so. È comunque un depilatore. E poi ha tanti tanti oggettini dentro, che dopo vi farò vedere proprio per il momento. Comunque l'ho ordinato su Amazon e c'è scritto, almeno dalle recensioni, che erano molto buone, del tipo che tutti si trovano bene, per il prezzo che aveva è molto buono. Si poteva un momento con la cannuccia. Ma tutto che il prezzo è molto buono, poi l'ho pagato sui 17 euro se non sbaglio, perché è scontato. Tutte bordelle, è normale. Sono tutti a casa. Ci accompagniamo che sta ristrutturando la casa. Comunque, però dovevo fare video. E niente, l'ho pagato veramente poco su Amazon, tra l'altro l'ho pagato anche abbastanza veloce. Non me l'aspettavo. Pensavo di aspettare tipo 40 anni per avere qualcosa di decente, anche perché i miei peli stanno crescendo. Voglio essere molto sincera, come molte ragazze si fanno già trovare fighe e tutto. Allora, quindi io sono molto sincera, quindi
cioè dovevo depilarci e tutto, quindi in un momento faccio la ceretta, ma è tutto chiuso, il rasoio non voglio usarlo perché mi sguaino le gambe. E allora ho provato questo, mi hanno detto che come epilatore nelle recensioni non era granché. Io l'ho provato prima, avete provato un po' così, eh? Devo dire che con un po' di pazienza le gambe si fanno tranquillamente. Idem penso anche le ascelle, non l'ho provato che non è che avevo tanta voglia di depilarmi le ascelle ora. Però una parte della gamba l'ho fatta, poi adesso vedo appunto il ciclo. Magari aspettiamo un po'. Aspetto che mi finiscano, che sto meglio, poi mi metto a farmi total body. Mi sistemerò tutto. Perché mi devo, ho comprato varie cose anche nei negozi normali. Per comunque continuare a curarsi, perché è importante continuare a curarsi. L'avrò detto forse su Instagram, però lo dico anche qua. È importante continuare a curarsi, tralasciando come sto adesso che c'ho il ciclo, quindi quando c'ho il ciclo è come se fossi morta. Perché sto male. Dicevo che ho preso queste cose ed è molto molto carino. Adesso posso prendere il moment e ve lo spiego. Scusate la mia poca finezza. Ok, prendo solo un po' d'acqua e ve lo faccio vedere. Eccoci qua. Allora, nella scatola, oltre alla scatolina ovviamente, viene fornito soluzioni. Io ci scrivo tutto, infatti andrò anche a scoprire a cosa servono gli altri. Sì, beh, l'ho già usato. Ci sono scritte le solite cose che ci sono sempre scritte. Fa anche mani munghie. Beh, unghie e manicure fa. Rasatura. Usate sia del rasoio per rendere le aree sensibili come le ascelle e la linea bikini. Tieni tesa la pelle, bla bla, sì. Se tipo hai una malfossa amazzonica, ecco cosa serve l'altro. Molto bene. Pulizia del prodotto, sì. Io avevo già un epilatore elettrico. Mi sono rotto il trasformatore. E poi c'è tutta l'altra parte per fare la manicure. Praticamente per le unghie ci sono questi affarini qua, che io non so minimamente come si useranno, infatti dovrò andare a capire che cosa sono. Penso che tra questi ci sia, perché c'è anche la manicure, io non ho idea di come si faccia la manicure, per fortuna ho un'amica che fa le unghie e quindi gli chiederò cosa sono e come, e che cosa andranno a fare, tipo questo coso mi preoccupa alquanto. È tipo di metallo, vedete questo coso di metallo, è abbastanza ruvido. Andare a fare questo affare e penso che ho capito cosa serve questo coso qua. Io dicevo, ma questo è l'affarino, ha una luce, e poi dicevo, ma questo che cosa serve? Non c'è niente, serve per metterci questi. Infatti sono un genio io, perché qua ci andranno incastrati questi qua sicuramente. Infatti non so come incastrati, forse sì, devo tipo avvitarli. Ok, sono incastrati e poi si accende così. Il coso dovrebbe ruotare, infatti ruota. Però non so cosa faccia. Oddio. Beh, non so cosa faccia, non voglio saperlo. Cioè, voglio saperlo, ma mi informerò. Ah, si fa tipo un telec. Questa penso che limi le unghie, tipo. Non lo so, questo mi preoccupa alquanto. Non so cosa sia. Questo è già più liscio. Già questo mi preoccuperebbe meno. Questo non so cosa sia. Questo mi serve a quello che usano per le cuticole. Non so, non voglio dire una minchiata. Comunque, queste qua si incastrerebbero qua, comunque. Praticamente, si incastrano così e poi girano. Poi queste servono per le unghie. Sì, servirebbero per le unghie. Scopriamo un po' come si usano. Ok, queste sono per le unghie. Poi questa cosa si rimuove così. E ha all'interno questo circuito. Questo qua lo mettiamo via. E poi ci sono, cioè, la spazzolina per pulirlo, eccetera. Infatti c'è un mio pelo incastrato, che schifo. Vabbè, dettagli. Non andiamo a fare i pignoli.
E poi si cambiano appunto le testine, tipo come questo qua. Questo qua è quello che penso che dice, aia, che sarebbe quello. Poi c'è anche la protezione, ovviamente. E questo qua è quello che serve per i peli. In questo momento non voglio girare, perché non l'ho messo bene. Per passare. Ecco, solo l'ho messo bene. Ah, la lucina. Sì, così. Non fa così male come mi dice mia sorella, è abitudine. Io preferisco questo e mi piaceva veramente tantissimo perché tanto tempo fa ce l'avevo. Sono molto molto contenta di averlo ricomprato. Devo solo ovviamente pulirli poi tutti. Però metto questo perché tanto questo qua alla fine non fa nulla. Perché è così e lo lascio qua. Adesso lo lascio così e lascio anche la spazzolina dentro. Devo solo capire questi qua li metterò magari così. E le farò vedere a una mia amica per capire cosa fanno. Perché io non ne ho idea. Li metterò qua e le chiederò. Mi puoi dire a cosa servono? Perché io li ho presi, ma non ho idea di che cosa facciano questi affari. Perché non so, non vorrei tranciarmi un dito. Comunque, però ho fatto una prova proprio alla buona. Ah, e devo dire che mi sono trovata bene. Poi, magari più in là vi farò sapere. Com'è? Magari seguitemi su Instagram. Questa spazzolina fa un po' schifo. Prenderò quella che ho per pulire il tagliacapelli di mio padre, che è meglio. Comunque, la scatolina è molto carina. Ah, tra l'altro questo qua si metterebbe sotto. Perché nella scatolina, anche questa, c'è proprio la parte sua che è qua. E poi l'affare va sopra. Ci voglio andare a batteria, non è corrente né niente, lo preferisco perché appunto mi è servito il trasformatore dell'altro, che era più simile così, aveva molte più testine, era della Philips se non sbaglio, purtroppo non ho in questo momento grande economia, questo diciamo è la versione pezzente di quello che avrei voluto io, però per ora sono più che soddisfatta. Metto nella scatolina così non prende polvere e mando la foto anche alla mia amica per sapere come diciamo comunque questo qua l'ho pagato 16 euro, faccio anche ASMR, per fare un ASMR sulla scatola, dico questo mi tengo la scatola, va? È una potenza 1200 white lac cursor remove esfoliating scraps. Sì, in effetti può fare anche lo scrapper. Vi consiglio di non fare lo scrapper con questo coso. Nei piedi sì. Comunque, per ora buono. Ovviamente lo proverò più volte e poi farò una buona recensione su Amazon. Se comunque continuerà a essere così. C'è un momento foto copertina, che ovviamente questa parte qua la oscurerò. E voilà. Ci vediamo al prossimo video, spero che il mio piccolo unboxing vi sia piaciuto. Il mio primo unboxing di quarantena. Sì, penso di sì. Il mio primo unboxing di quarantena del 26 marzo. Vi saluto che vado a stendermi nel letto, c'ho un mal di pancia terribile, raga. Sto morendo. Non scherzo, però mi fa male. Io e il mio caro moment, vi salutiamo e andiamo nel letto, perché ho un mal di pancia. Saluto a tutti, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, se voi lo utilizzate, una cosa del genere, simile, se vi può interessare, io se riuscirò vi lascerò il link sotto, se mi dimentico ricordatemelo voi.